lasciare uscire questa parte bestiale. Stati brutto. Ecco perché mi sentivo così tipo leggero, no? Sì. Perché hai scimmieggiato. Ricordiamocelo. Adesso togliamoci le armature. Dove faccio lo spesso? Sì. Però ci aspettiamo. Prendine cioè, una per me che me la porti. Se succede un'altra volta che smetti di scimmieggiare durante il rito, ti giuro vengo a casa tua. Ma se arriva mia madre mi dà un pizzone. Cioè, ti becchi il pizzone come una vera scimmia. Sai cosa succede se una scimmia si becca un pizzone? E da un altro? No, scimmieggia più forte. No, è lì è terribile. Ma mettiamo una regola: la scimmia che smette di scimmieggiare per prima la pensiamo tutti le altre. Ma continuiamo per un'ora così. No, perché se io posso dire basta e ci fermiamo. Possiamo mettere un'altra regola? Il capo scimmia può iniziare a scimmieggiare completamente a caso qualsiasi discorso di sta prego, sì, bellissimo. Più serio è, tutti devono seguire, va bene. E si devono vestire anche da scimmia, ovviamente. Sì, quello è velocissimo, appena... Cioè, facciamo una prova. Intratteniamo una conversazione. Piadina, paga, parla con Paga, serio. Ok, Paga, veramente.